Oh, come state, amici italiani? Ciao! Ciao ragazzi e ragazze! Dopo la mega... Ciao Frac, amico, come stai? Dopo la mega serata di ieri... Aspetta che mi pettino, Frac, eh? Ok. Oh... Una bella pettinata, Frac. Oh. Allora, condividiamo la live vostra dopo la mega... Mi sentite? Mi senti? Pronto, pronto. Bene, bene, te, sì. Allora, se mi scrivi bene vuol dire che ti sente. Aspetta un attimo. Ehi, ciao. Ok, perfetto. Io bene. Stanco. La sera sono veramente sempre stanco. E... Dopo la mega... bellissima serata di ieri con 500 persone con lascia lì che sennò è troppo buio e con tante quella Loki grandissimo. Allora sono stanchissimo, fa un caldissimo e sto condividendo. Ciao Streamlabs, tutto bene Loki, sono bello stanco. Grande Frac, bella Loki, stavo dicendo a Frac che sono bello stanchissimo, Sprain, però diciamo che correre e giocare non è che ci si stanca tantissimo, quindi si può anche fare. Allora, stasera ragazzi, un po' mi ha fregato, eh? Ah, grande Loki. Un po' mi ha fregato ieri spendere tutti i miei soldi e ho dovuto farmare oggi. Non potevano tanto Carla e Leonardo, quindi sono stato io a farmare fino adesso e dobbiamo farmare un'altra volta insieme, eh? Perché c'è la macchina, quella del trofeo. Ok, quanti money hai? Allora, ieri sera abbiamo finito per averne 600.000, quindi praticamente nulla, ho speso tutto. Ciao deciso, grandissimo! Ieri sera li abbiamo spesi 38 milioni abbiamo speso ieri sera, ragazzi. Ho comprato quasi tutte le macchine americane. Marco, senti, che pensi della cosa che ti ho detto prima? Sì, ti ho già risposto. La faccenda del... è che non mi ricordo più, mi sembra di averti risposto a tutti i punti che mi hai detto. La faccenda del... Allora, ieri sera sono entrate 500 persone, ragazzi, fighissimo. Allora, la faccenda del... Aspetta che mi pettino. Intanto che parliamo un attimo, devo farne un'altra, perché sennò non abbiamo soldi per poter... 5 milioni, 4, 6, no, non... Sono uscite 3 macchine. Ieri ho comprato anche, per dire, un doppione della Tomahawk, ma non aveva alcun senso, nel senso che volevo solo spendere soldi, e comprare tutte le macchine del gioco. Però se le tenevo forse era meglio. E stasera ho dovuto farmare perché c'è la macchina del trofeo che adesso vi faccio vedere e c'è altre due macchine che voglio comprare. Una è la F50 che devo avere assolutamente perché è una Ferrari bellissima e l'altra è un'altra che compriamo stasera. Quindi poi mancherà solo da comprare la F50, ma domani sera credo che facciamo la mega live con Morris e Michele a Warzone, quindi andiamo poi a comprarla venerdì sera, raga. Allora, per quanto riguardava quello che ti avevo detto, il fattore di fare un altro canale, vabbè, lascia stare. Per la pubblicità, ragazzi, sapete che potete farlo tranquillamente i vostri amici, parenti, familiari e tutto. No, oggi credo proprio di no. Ieri l'ha fatta giusto e giusto per il mio compleanno, per farmi una sorpresa. Non credo che riesca a fare una livrea al giorno, anche perché lui lavora e fa un lavoro bello pesantino, quindi non lo so, adesso vediamo cosa combina, perché io non lo so sinceramente. Se le faccio io le livree fanno schifo, quindi quindi non lo so. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, bellissima live ieri sera di compleanno, bellissimo compleanno insieme,
prima passatone con la mia famiglia, bellissimo, e poi insieme a voi amici, eh? È stata una figata. Il mitico Maurizio mi ha portato dentro 600 persone, 500 passa, quindi lo ringrazio tantissimo, il grande Maurizio, Morris, e giocherò domani sera, ragazzi, a Warzone, quindi venite tutti domani sera nella mia live a vedere il grandissimo Morris, eh? Poi più avanti, credo, se riusciamo a far funzionare bene OBS, riusciremo a fare... Si vede bene, ragazzi, l'immagine, eh? Non riesco a capire perché ogni tanto mi si vede male, non riesco proprio a capirlo. Oppure settaggi, non ci sono dei settaggi da fare per la live, eh? Non riesco proprio... A meno che magari... Devo collegarla. Se stasera non si vede tanto bene la live, domani provo a attaccare il cavo Ethernet volante a vedere se è migliore. Loki, frate, voi la vedete bene l'immagine? Perché magari mi ritorno indietro un po' male, ma è una questione di PC, eh? Tanto ormai ho già visto che il mio PC non ce la fa. Oh, perfetto, allora è una questione del mio PC. Il mio PC che torna indietro l'immagine me la fa vedere tutta sgranata. E niente, ok, perfetto, allora niente, come l'ho detto, si vede che allora dalla play butta fuori giusto, poi mi ritorna indietro il wifi con il PC e il PC è... Ormai sappiamo noi che i PC in un anno di vita diventano già vecchi, soprattutto i portatili, quindi possiamo immaginare che disastro. A meno che spendi 2000 euro di scheda. Pubblicità e arrivo. Ah, ok. Allora, stiamo facendo ultima pistina di farming, così riusciamo a comprare macchine. Una è quella del trofeo e io credo che poi mi manchi una Jaguar, se non sbaglio. Sono le macchine che hanno partecipato alla Le Mans, raga, quelle che valgono per il trofeo. E una è stasera. L'F50 era già uscita, ma io non avevo soldi abbastanza per comprarla l'altra volta e non l'avevo comprata, quindi io spero che facciano altre piste e altre macchine come avevano detto, così da tenere sempre il gioco aggiornato, no ragazzi? Sempre fare qualcosa di nuovo, comunque, visto che già il farming è sempre con la stessa macchina, la stessa pista. Allora, fare chiaro, tra un po' arrivo. Ok, mi sono inchiodato qua. Mai successo. Vabbè. Qualcuno ha ribaltato giù il coso lì. Mamma mia, come va il volante, povero volantino. Povero volantino! Hai capito, Loki? E allora direi quelle due cose lì. Quell'altra del drift è interessante, ma io purtroppo il drift lo faccio un po' male. Se riusciamo a giocare insieme si potrebbe anche tentare di fare il drift. Però ci sono delle piste particolari per fare il drift, né? Mi sembra. Io con Car Drift, Car X mi sembra si chiama quel gioco lì, che è un gioco tutto di drift. Poi riuscivo, però era proprio il gioco fatto apposta. Qui faccio veramente fatica a fare il drift, infatti per fortuna non ci sono patenti, no, c'era una patente del drift, però poi sono riuscito. Per quanto riguarda il team racing, assolutamente sì, si può organizzare, bisogna cercare di vedere se riusciamo a entrare nella stessa lobby io e te, quindi se vuoi te lo faccio vedere come diventa io. Tanto sì, così è buono. Ok. Fai un replay così vado e lo condividi, così vado a vederlo nella schermata home sulla, come si dice, su quello, sulla lente di ingrandimento. Non riesco a capire perché vibra, è una curva da 50 all'ora,
Fallo tranquillo, poi fai un bel coso dritto, lo condividi così vedo sia la macchina da dentro che da fuori e lo faccio vedere in live, Loki. Dai. Questa è la mia maglietta di quando giocavo a The Eye of Judgment, un gioco della PS3 tanti anni fa, avevo fatto un clan, era bellissimo. The Eye of Judgment, era un gioco che bisognava usare la telecamera e c'erano le carte proprio che si compravano le buste. Aveva funzionato per un paio di anni, poi l'hanno buttato fuori dal commercio, non l'hanno mai più fatto. Peccato, era veramente un bel gioco. Allora, quando finisci quello che devi fare, c'è replay. Quando vai sul replay, poi c'è salva replay. Quando fai salva replay, c'è ok, lo salva, punto e basta, nella tua console. Oppure c'è condividi. Quando apre la schermata condividi, tu puoi mettere il nome, quindi metti Loki, Drift, quello che vuoi, e sotto ci sono dei tre tag da mettere, che puoi mettere Drift, Loki e la pista o la macchina, quello che vuoi. Insomma, i tag servono a tutti per poterti cercare, e una volta che te la condivide, che te la salva, io posso andare a vederla. Un po' come le tute, uguale. Siamo a metà, raga. Quarto d'orina, andiamo a comprare, a fare le nostre cose. Ma scusa, non c'è quando vai sulla pista drift? No, non devi fare così, creare la lobby, perché non te lo fa fare. Vai su quella pista, sai che c'è esperienza circuito, gara, ci dovrebbe essere anche il drift, se non sbaglio. Non vorrei dirti una stupidata, ma dovrebbe essere così. Prova ad andare a vedere. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Sì, lo fai da lì. Da lì, quando tu finisci, ti permette di salvare il replay, perché ti fa vedere il replay della gara, avendola fatta con come si dice, col punteggio, e puoi condividerla a quel punto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti in Marco Ground Games. Dopo la mega live da 500 persone di ieri, grazie a Giulio Maurizio e Moris, che giocherò con loro domani sera a Warzone. Quindi domani sera guardateci, che giochiamo a Warzone. Scattato bevi, grande Loki. Non c'è niente da bere. Dopo bevo. Grandissimo. Carla è andata, mia moglie e Leonardo, mio figlio, sono andati a camminare in bici. E c'è andata anche Holly, quindi sono praticamente rimasto solo. Anche solo due giri, due giri di benza, quindi devo andare dentro a fare la benza. Io intanto sono col padre per togliere il sudore, ragazzi, si suda veramente tanto stasera. Mi aspetti un attimo.
sto facendo questa gara per il farming, ragazzi, così possiamo andare a comprare le macchine. Mamma come sono stanco, ragazzi. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Come state? Come state? Come state? Tutto, tutto bene? Noi stiamo bene, è solo un botto di caldo. Ciao Giulio, che bello! Ciao, sono da solo. Carla, Leo e la cagnolina. Oh Lord, grandissimo! Come stai, amico mio? Mamma, che mega live, Lord! Ieri sera 533. Incredibile. Grazie a Morris e Maurizio che hanno una fanbase su Instagram impressionante. E i gruppi Instagram di Morris e di tutti i suoi amici. E diciamo che stasera sono veramente stanco. Grande Lord, ciao Lord, grandissimo, ciao Giuli, e sono veramente stanco. Poi ho dovuto, ieri sera ho avuto la brillante idea di spendere 38 milioni, no? Oh, grazie Giuli, mi ha tagliato le... fa cose strane anche la PlayStation stasera. Oh, ok, adesso mi ha fatto vedere tutto il messaggio, ha tagliato il messaggio a metà, Giuli, incredibile, anche la PlayStation è stata. Poverino. Grande ragazzi, bellissimo. E praticamente ieri ho fatto il brillante e ho speso, oh bellissime le cose, quelle lì quando me le hanno approvate Twitch, credo che anche quello che l'ha approvata, il tipo che l'ha approvata, ha detto che erano le icone più belle del pianeta, di tutto il Twitch completo. Sto bene Giulio, solo che sono veramente stanco, ti dico la verità. Domani sera forse facciamo una mega worldata con Morris e Michele, almeno da quello che stavamo parlando, poi perché non dovrebbero avere tornei adesso, quindi possiamo worldonare tranquillamente. Sto farmando quindi gli ultimi 4 giri, ragazzi, un attimo di pazienza perché sì, sono stanchissimo, lui. Poi col caldo così è una cosa veramente massacrante. Ho dovuto, quando sono venuto a casa dopo la doccia, ho dovuto farmare per fare i soldi, perché come ti stavo dicendo Giulio, ieri ho fatto il brillante, io ho speso, dovevo spendere 30 milioni, ne ho spesi 38 milioni e praticamente oggi cosa è successo oggi? Ieri non c'erano le macchine nuove, oggi sono uscite le macchine nuove da comprare e quindi mi servono 12 milioni, ma non ce la faccio, quindi praticamente stasera compriamo quella che vale per il trofeo, che è una Ford che è stata alla Le Mans, e un'altra che è un po' una cacchetta. E poi praticamente la F50, che è la Ferrari secondo me più bella che è stata fatta, vabbè anche le altre, anche la FX, insomma, però era una Ferrari assurda, la compriamo venerdì. Ah, grande, no? Sì, la compriamo venerdì, solo che avevo scritto anche nella live di ieri sera, compleanno 30 milioni e poi ne ho spesi 38, volevo tenermene 7-8 perché sapevo che dovevano uscire prima o poi con le macchine lì per il trofeo, no? Così poi posso platinare anche il gioco una volta che faccio la patente. Oh, grande frac! C'è anche la Giulia Lord, mitico! Sono arrivati, grandissimi. E vi ringrazio tutti ragazzi per gli abbonamenti, grazie. Adesso appena Charderino entra dentro e ha un attimo di tempo sulla prossima livrea nuova, metterò i nomi di tutti gli abbonati, ragazzi. Però credo che aveva un altro paio di livree da fare prima. Quindi Charder non è ancora entrato, sarà magari mangiando, perché lui mangia abbastanza tardino. Oh, grazie Giuli. Oh, perfetto. Per fortuna che ci sei, no, devo solo dirlo a voce, non posso fermarmi. Grande Lord.
E così, stasera diciamo che siamo un po' stanchini, un po' sottotono. Ieri ero mega carico, ragazzi, poi quando ho visto quella marea di gente entrare, è stato bello, sì. L'altra volta si erano abbonati 280 persone, stavolta 5 o 6, però adesso non si può pretendere tutto sempre. Se era un altro bel 300 abbonamenti, arriviamo a 800 e era una figata, eh. Però è così, però è così. Io, tra l'altro, il mitico Loki ha riscattato Bevi. E non c'ho niente da bere. Devo andare a prendere qualcosa da bere. Vado a prendere l'acqua frizzantina. Un po' di acqua frizzantina. Non c'è su nessuno qua. Carla è andata, credo che torni presto, però. Bella lì, tanto. Grande, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. E ragazze, ultimi due giri raga di rompimento e poi possiamo correre seriamente, eh. Questo è il modo che spiego anch'io sul mio canale YouTube, ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube e vedete i video per Hackerslash, grandissimo. Bella lì, amico mio, quando è che vai live, ragazzi? Esatto, Hackerslash, ragazzi, ha un canale YouTube, ma soprattutto adesso comincia a streamare anche lui su Twitch, per fortuna ha dato tra a Marco Drums Games, che gli dicevo di streamare su Twitch, quindi seguite anche il suo canale perché fa giochi veramente difficili, quelli, tutti gli hack and slash, quindi tutti quelli di spada, scudo, ammazza, difficili, quelli che fanno sclerare, e lui invece è bravissimo, eh? Mio amico Giuseppe, grande Peppe. Grazie di passare nelle live, Peppe, grandissimo. Ero talmente stanco che non ho neanche scritto niente. In questi giorni, bravo, dai. Allora, quando poi farai la tua livettina, se la fai di sera, se la fai in orari diversi da me, entra dentro, saluti. E poi ti faccio pubblicità che fai la live, eh? Ieri al Hackerslash avevo dentro 540 persone per il mio compleanno, amico mio. Figuras. Grandissimo Peppe. World 87, grande. Ieri avevo dentro 500 e passa persone, amico mio. Ti ho messo il follow. Grazie Giuli, vedi? Vedi la mia fanbase bellissima, boss. Ciao Filbo! Allora, sì, 540 in live, 304 contemporanea. Ah, grande Arte Slash, grande Filbo, come stai amico mio? È un po' che non ti vedo, amico Filbo, grandissimo. Ragazzi, c'è Phil stasera. Ci manca solo il Sharder, eh. Oh, grazie Peppe, grandissimo. Allora io ragazzi, i nomi di tutti. Tu sei un grande. Oh, grazie amico mio, oh, sempre piacevole sentirselo dire. Sei al corso cresimante. Fai vedere a tutti la mia live. Oh, grande. Ok, dopo l'occhio lo vado a vedere. Filbo, fallo vedere a tutti, non state a sentire quelle stupidate di dire. No, sto scherzando. Però fallo vedere anche al prete, eh. Cresimante era cresima, sì, c'è il prete. Fallo vedere anche al prete, fagli scrivere il prete, dai. Vabbè, tanto per capire, tanto sì. Ciao amici e amici, amiche di Twitch, al prete. Certo ragazzi, io al prete di Arsago, al prete della mia città, si è iscritto al mio canale, eh. Sono grandissimi i preti, eh. Sì. È avanti il prete della mia città. Aspetta. Uè, uomo tigre! Grandissimo! Ciao Bele, come stai? Cazzarolo, uomo tigre! È una cosa incredibile che adesso mi è partita la sigla in testa. Smettila, Marco. E chi non lo conosce? Don Christian si chiama. Dipendenti all'aria. Esatto. Ok, dai, 6 milioni possiamo andare a comprarla, ragazzi. Questa si farma come dei maiali. Usa quelle come spade. La spada uso l'acceleratore. 825.000 easy. Certo, incredibile, grandissimi ragazzi.
Bella uomo tigre, caspita, ogni volta che entra lui è veramente un piacere, grande, grande. Ormai è un tormentone, sì, ma nella mia testa non posso farci niente. Quando vedo, era troppo bello, era troppo bello. Mi canti la... Ero... Na 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 ni, na 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 na
fantastico, fantastico. Dopo Giuli, perché non si può assolutamente cantare per le cose di copyright, ragazzi, la musica è vietatissima, è peggio di qualsiasi altra cosa, quindi non si può cantare, non posso far sentire musica, io non voglio farla sentire per non rischiare il ban, so di gente che è arrivato il primo strike e senz'altro non voglio, e bravo, che lotta contro un panda, in questo caso noi che andiamo a macchine, hanno ucciso, no? Sì, più o meno, insomma, non è proprio quella. Esatto. Ciao amici e amiche. Allora, ragazzi, io ieri ho speso 38 milioni dei miei money e chiaramente il giorno dopo che cosa mi fa il gioco? Mi mette le macchine nuove. Allora, prima di tutto, prima di rimanerne fregato, perché poi succede qualcosa e magari li spendo in un altro modo che non mi ricordo. Ok. E praticamente, ragazzi, il telaio basato sulla J-Car, comunque Gran Turismo è anche storia della macchina, eh? Si vede l'amore che hanno per le automobili giapponesi, la Polyphony, e spiega anche, oltre a farvi correre, che sfascia le autine, esatto, quello è più attinente, eh? esatto. Corre solo a gran velocità, questa città, sei il nuovo... Tu sei il mogol di Marco Drums Games Channel, nelle live di Marco Drums, quando ci sarà il mitico anche Slash, eh? Esatto, vedi, è lui che ci farà il paroliere. Giuli, Arc Slash è paroliere, ma mi sto a mangiare anche le parole. Ragazzi, abbiamo preso la macchina del trofeo, se volete fare il trofeo, Mark... 4 Race Car del 67, questa è una macchina dell'Aleman per fare il trofeo, per poter poi platinare il Gran Turismo. Mi metto a scaricare Warzone per domani. Ok, allora ti dico una cosa, Loki, quando gioco con Morris purtroppo non gioco con nessun altro, gioco con Morris e Michele, ci saranno altri giorni in cui giochiamo insieme, ok? Quindi, ammazza che paroliere, è vero, no, quando parte basta, non lo ferma più nessuno, grandissimo. Sì, Loki, perché la serata Warzone, allenamento con Mitico Morris e Michele, purtroppo non abbiamo tempo proprio fisico, mi è venuta così, grande, devo dire che sei un paroliere incredibile. Allora, se questa era la macchina, puoi sempre migliorare, ogni live che vieni dentro, amico mio, migliori, mi raccomando. Ogni live, parole sempre più belle e attinenti al gioco, mi raccomando, il paloriere, il palo. Oh, proviamo sta macchinettina bellina col volantozzo, dai. Oh, mi sembra abbastanza guidabile. Allora, questo ha vinto l'Le Mans, raga, però non frena una sega. Sì. Madonna, oh, ma sono bassissimo. Guarda come sono alte le macchine di adesso. No, dai. Davvero, siamo seri. Ma questo lontano. Vabbè. Diciamo che io l'ho comprata per il trofeo più che altro. Non tiene assolutamente niente, ragazzi. Non tiene niente. Da dentro è un casino. Ma possono farmi fare una gara con una macchina così vecchia? Con tutte quelle nuove, non potranno essere macchine vecchie, cioè il computer, dico, no raga? Buh. Cioè mi fa fare questa gara con l'Alpine, con la Honda VGS. Oh. Ero in seconda, ragazzi. Dai, due giri alla Le Mans, perché questa è una macchina di Le Mans, a quattro marce, eh? A quattro marce. Comunque è giusto, paroliere incredibile. Comprato un gioco. Che gioco è? Tanto i giochi si può fare pubblicità. Porca loca, questa macchina non frena niente. Non frena nulla. No, niente, nulla. E anche la 0,50 praticamente ci mette mezz'ora.
Allora ragazzi, domani sera se tutto va bene facciamo Warzone, se tutto va male facciamo ancora... Marco, il gioco è bellissimo. Sì, ma quale? Mi state facendo diventare nervoso. Voglio capire che gioco è, non posso capire da il gioco è bello che gioco è. Oh raga, questo qui, non te lo dico, lo faccio una piccola live dopo. Ah, ok. Sì, assolutamente sì, questa è da garage, ma proprio subito. Mamma mia. E poi, allora, io ti devo dire una cosa, no? Se magari mi mette delle macchine vecchie, del 67, dell'80, che cosa vuol dire che mi mette... Sì, ok che me le porta al mio livello, vedi che poi comunque a 270 all'ora riesco a prenderle, ma cosa vuol dire? Cioè, hanno freni diversi, mi mette una Nissan 2020 VGT contro... Ecco, questa è una cosa che non ho capito di Gran Turismo, sinceramente. Fa un po' le lobby a cavolo di cane. Il resto, secondo me, è fantastico. Devono solo migliorare i server. Vedi, cioè, per viaggiare viaggia, no? Perché la prendo. Ma si può mettere una macchina del 2020 con sto rottame del 67? Cioè, va bene tutto. A me mi piacciono tantissimo anche le macchine vecchie, ma ragazzi... No. Allora, oh, mi ha sverniciato e vai, buttiamolo fuori sto scemo. Allora, non frena nulla, scusate ragazzi, perché quando devo frenare non mi frena la macchina, tendo anche a non parlare. Carla è a camminare insieme a Leo che va in bicicletta e a Olivia che corre e gli corre dietro, quindi credo che arriveranno presto. Ma contando che sono già le 10, non credo che arriveranno presto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute al canale di Marco Drums Games. Abbiamo comprato la macchina che serve per il trofeo. Se non sapete che macchina è, ve la faccio vedere. Comunque questa Ford costa 4.600.000 e se volete platinare Gran Turismo dovete per forza comprare questa macchina. Poi c'è una Jaguar che... io non l'avevo comprata l'altra volta, la metteranno, e poi un'altra che non mi ricordo. E la Monster! oh, brava Carla, brava Giulio, ti vogliamo bene, Franco. Monster, grandissimo, come stai? Allora, stanchissimo, amico mio, però siamo, sai che io quando vengo in live sono sempre felice, quindi alla fine... ci sta di brutto, però fa molto caldo e sono molto stanco, non di giocare ma di tutto il resto, andare a Ura e tutte le macchine che ci sono nella Svidas. Quando mi siedo qui sono tranquillo, però diciamo che sento anche la schiena e un po' gli arti doloranti, dovrei cominciare a camminare, quindi magari tra un po', se fa veramente caspita caldo, mi sa che qualche live, qualche sera la salto per andare a camminare anch'io insieme a Carla e a mia moglie e a Leonardo. Tu come stai? Orca loca, questa macchina non gira. Tu come stai, Monster? Grandissimo. Marco, ma come fai ad avere la cam da PS5? Devi comprare la telecamera della PS5. La PS5 prende solo la telecamera della PS5. Orca loca. E... quando prendi la camera costa sulla settantina di euro, che bene o male penso sempre quella cifra, non l'ho mai vista meno, e praticamente tu cosa fai? Quando la installi, lui te la rileva a sistema, puoi fare il bordo spigolato, farlo esagonale, quadrato. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi selezionare se metterti in green screen, piuttosto che... ragazzi, sta macchina non frena, scusate se vado dritto, ma non è colpa mia, ma è sta macchina che l'ho comprata per il trofeo e poi rimarrà in garage a vita, perché comunque è una macchina del merda, è bellissima ma datata. E poi praticamente una volta che tu imposti come vedere la grandezza, puoi fare anche lo zoom, cioè proprio la parte finale nelle impostazioni della PlayStation, che c'è cattura video e quelle cose lì, dove c'è anche quello per catturare i video su dei trofei, e una volta che tu la imposti, quando vai a creare la tua live ti dice se vuoi mettere la telecamera, dove metterla e tutte queste cose qui, e basta, è semplicissimo. È una cosa che è veramente bellissima della PlayStation, che YouTube e Twitch è integrato nella dashboard, quindi nel sistema,
non serve come la Xbox Series X che non ha YouTube e Twitch è in beta, quindi è veramente pessimo e fa veramente arrabbiare. Infatti non sto facendo nulla dalla Xbox Series X perché assolutamente non si riesce a fare niente, bisogna per forza usare OBS col computer. Invece con la PlayStation è fighissimo, poi tra l'altro se ti può interessare ho fatto dei video sul mio canale YouTube Marco Drums Games Channel, credo, no, Marco Drums Games, sì, su YouTube, che faccio vedere anche tutti i tutorial, come cambiare la disc, come pulire la PlayStation. Avevo fatto anche quello di come cambiare la pasta termica, poi alla fine l'avevo cancellato per sbaglio. La prossima pulita di pasta termica che farò l'altra mia PlayStation 4 Pro, farò anche quello, perché adesso la PlayStation 5 ha il metallo liquido, quindi non c'è più da fare quella roba lì. E video anche per fare tutti i vari filmati e fare tutti i video. Quindi se ti interessa iscriviti pure al mio canale YouTube, che ci sono tutti i video tutorial, unboxing per i trofei. Ok, grazie, Marco Drums Games, lo vedi perché c'ha il logo e sono io, quindi non puoi sbagliare, inimitabile Marco Drums Games, anche su YouTube. E poi chiaramente c'è tutti i miei social, Facebook, Twitter, Twitch, Discord, WeChat, ma li ho fatti tutti. Vabbè, quello che uso tanto è YouTube, Twitter e Instagram, gli altri li ho fatti perché ci sono. Volevo creare anche una pagina di fan, cosa che era? Oh, non me lo ricordo. Però poi mi hanno detto che è tipo una roba di che ci bisogna fare gli abbonamenti per vedere donnine nude e allora ho rinunciato. fan ilbo, non so come si chiama, non mi ricordo più. E comunque, anche se la macchina non era un granché, Marco Drums l'ha vinta. Non lo so, c'è un sito, c'è una ragazza che era tranquilla prima, adesso fa tutte queste cose qui. Sì, come si chiama? Aspetta, vediamo. Holy Fun. C'è una ragazza che era tranquillissima, streamava bene, ha cominciato benissimo e tutto, e poi me la sono vista su Holy Fun. E non sapevo neanche che cos'era, sinceramente, avevo detto, cioè vado a farmi anch'io. Quando vedo qualcosa, WeChat uguale, non l'avevo vista. E avevo visto che c'era sto WeChat, ho detto vabbè, lo scarico, ho fatto il mio profilo, ho fatto tutto, no, come tante altre cose. E sì, cioè, incredibile. E tipo aspetta, è tipo, dov'è che sono dentro io? Telegram c'ho, Wayful, Pinterest, Snapchat, Discord e Facebook Gaming. No, questi sono tutti dove sono dentro. E allora ho detto, vabbè, dai, vediamo sto OnlyFan. Mi faccio un profilo anch'io e metto la mia roba, no? Quando poi ho visto che cosa facevano, ho detto, no, forse è meglio che su OnlyFan non ci vado. Però, non si sa mai. Io ho visto, già adesso, la prossima settimana avrò 8. Madonna, mi vogliono massacrare, eh? Porca vacca. Si dritta. Tra l'altro ce l'ho anch'io quella macchina lì che c'è fuori il pilota. Quella lì devo provarla, voglio vedere come si vede la tuta di Marco Drums. Adesso poi andiamo a provare, andiamo a vedere il tour play e andiamo a provare quella macchina lì, eh. Charter, credevo che c'era stasera. Invece no. Amico Charter. Comunque è molto bella, eh. È molto bella, ma da guidare è un po' un casotto, eh. ASMR nudo, sì. Maggio è sempre così, caspita che rottura. Cioè diluirle no nei mesi, eh. Devo proprio scassare proprio alla fine. Vabbè, insomma, questa Ford Mark 4 Race Car del 67 l'abbiamo portata a casa ed è fa parte del trofeo. Fatemi vedere se ho preso il trofeo. No. Ok, non ho preso il trofeo, quindi scusate, è andato via un attimo il video, ma non
Non ho preso il trofeo, quindi mi manca anche la Jaguar. Mi manca la Jaguar. Vabbè, la prossima. Allora, io, Loki mi ha dato una bella idea di fare il Costantino fa una marea di livree. Guardate che belle, ragazzi, la macchina che mi ha fatto Sharder ieri, di regalo di compleanno, mi ha fatto la livrea. Guardate che meraviglia, guardate questa onda meravigliosa. Marco Drums Games, live on Twitch, Italia, Sky, Brembo, tutti i vari sponsor, che magari fossero reali, che mi pagano davvero, ma Marco Drums Games, Honda Racing, eh? E poi chiaramente lui ha fatto anche la sua, e questo sarebbe il progetto che abbiamo in mente, che chi di voi poi farà parte del, quindi credo al 70% Monster come Loki e tanti altri che arriveranno dentro. La livrea sarà questa con il vostro nome di fianco. Giulia riscattato bevi. Devo bere, devo andare a prendere da bere. Vedete, ci sarà questa macchina fatta così, invece di Sharder 98 Marco Drums ci sarà Loki o ci sarà Monster o ci sarà il vostro nome, ok? Quindi questa è un'idea che abbiamo fatto. E questa invece è la macchina che ha fatto per il mio amico Morris e il mio amico Maurizio, grandissimo. Grandissimo Maurizio. Guarda, guarda. Riscatti Miticoin e io devo bere. Adesso vado a prendere da bere. Intanto guardate la livrea di Maurizio Morris Gamer, che figata che è. Raga? Allora, riscattate con i Miticoin il bevi e io devo bere. Adesso vado a prendermi da bere. Ma non vedo cosa scrivete, ragazzi, eh. Sto aprendo un frigo, il frigo. Ho un po' di acqua frizzantella. Anche perché la cocchina è finita e mia moglie, visto che siamo in dieta, non me la compra più la cola. La cola. La cola, eh. Ok. Oh. Il Team Drums. Esatto. Bellissima, eh. Ecco qui, ragazzi. Marco Drums beve. Frizzantella buona buona. Epico, epico, epico. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Team Drums. Ok. Quindi allora allora, qui dovresti venire fuori. Perché non mi vieni fuori? Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti su Gran Turismo 7, Marco Drums Games. Io sono Marco e lui è il Drago. Quanti anni ho fatto? Li ho fatti ieri sera e ne ho fatti 44. 44 più un giorno. Niente fuori, bevi l'acqua e stai sempre bene. Brava, brava, brava. Acqua frizzantella. Allora, io non vedo il tuo replay, Loki, eh? Loki voleva fare tipo una squadra, un team di drift, che ci potrebbe anche stare. Ma in teoria, se siamo amici, dovrebbe metterti lì, eh? Guardate che bella questa qua. Questa non smetto mai di vederla, è proprio bellissima, eh? Proprio bella. Questa è un'altra di quelle che ha fatto da panico. Allora, cerchiamo il tag. Allora, drift. Madonna, perché la torta è finita? Ok. Ciao, gioco gioco, grandissimo, come stai? Oh gioco, domani sera dovrebbe essere la Mega Live Warzone con il mitico Morris, eh? Non hai fatto un altro tag? Ciao amici e amiche, benvenuti, benvenuti in Mega Live di Marco Drums. Abbiamo comprato la macchina per fare il trofeo che adesso vi faccio vedere. Stai di meno e cercalo tra gli amici. Infatti, più tag popolari.
Replay, drift. Ma non mi fa vedere quelli seguiti. Su seguiti dovrebbe. Ah, aspetta. Replay. Vedi che non me li trova? Seguiti sono. No, ho messo quello. E non me lo fa vedere, vedi? Ciao zio Mario! Ora lo scrivo fino a quando non mi saluta. Mitico, ti ho salutato subito! Oh, sei entrato adesso! Grande zio Mario! Grandissimo! Grandissimo! Guarda che io leggo, eh! Mica c'ho il monitor da parte che come tanti, che fanno le cose che poi non leggono, che fanno i fighi. Guardate, guardate che belle le nostre livree. Ah, lo so, grandissimo, gioco grandissimo, Lord. Salve a tutti, zio Mario è grandissimo, ragazzi, eh. Ciao Lord, grande Phil. C'è anche Phil stasera, amici miei, che è alla cresima e tra un po' farà. E tra un po' farà iscrivere il prete al canale di Marco Drams. Guardate che. Oh, non so che cosa ho fatto, ragazzi. Replay di che cosa? Vabbè, non lo so, tanto. Grande zio Mario, grandissimo, grandissimo. Stasera è una serata un po' stanchetta, zio Mario. E niente, volevo fare comprare la macchina, visto che ieri sera ho speso 38 milioni. Guarda, zio Mario, la tuta che mi ha fatto il mio amico. Non far danni. Sì. È certo che ti onoro. Dobbiamo fare le stream insieme, te l'ho già detto. Oh, zio Mario, guarda che ho comprato anche un altro gioco fighissimo sulla Play. Si chiama. Dead, com'è che si chiama, Giuli? Aspetta, ho fatto anche un video. Guardate che bella la tuta. È bellissimo, zio Mario. Si gioca in 4 Evil Dead. Sì, bravissimo. Io l'ho comprato ieri per il mio compleanno, non mi ricordo come si chiama. Tu hai visto la live di Morris del torneo? Io me la sono. Allora, la live di Morris del torneo è stata pochissima perché poi avevano il telefono scarico, non riuscivano a farlo, è stato un po' un casino. Però hanno vinto, sono stati bravissimi. E vabbè, per le prossime volte si organizzeranno a trasmettere la live. E il mio amico Maurizio e Morris ieri sera mi hanno buttato dentro 530 persone, quindi devo veramente ringraziare la loro fanbase Instagram, quindi ringrazio tutti. E ieri sera col mio compleanno eravamo veramente in tanti, ragazzi, 304 contemporanei. Ciao amici miei, benvenuti ragazzi e ragazze, grandissimi. Questi qui sono le livree che mi ha fatto il mitico Sharder. Che sono veramente. Ah, guarda Phil, vediamo. Guarda Phil, io ti metto sempre mi piace, amico mio. Guarda che ti ho anche scritto Marco Drums. Grande Phil, questo mi piace. Vedi, io qua le vedo tutte. Quando giochiamo domani sera, forse. Ti ho messo il fuoco. Grande Giulio, zio Mario è grandissimo. È bello grosso, zio Mario. Tanta gente lo seguiva. L'ho ricondiviso il tag e Loki. Oh, bravissimo. Guardate che bella la macchina di Kevin. Con la I piccola, Loki con la I piccola, ok, adesso lo cerchiamo, bellissima la macchina di Kevin, zio Mario, ah, grandissimo, grandissimo, zio Mario, grande, guardate che bella questa è quella che mi piace tantissimo, a parte che mi piaceva un sacco la macchina, perché è bella versatile, dopo ho preso la Subaru, questa qua è andata un po' nel dimenticatoio perché va un po' meno, però a livello proprio di grafiche è spettacolare, eh. Quindi se fate parte poi del Marco Drums Game Racing Team, questa è la macchina di Sharder. Sharder farà le livree fighissime, fighissime. Te l'ho già messo anche il mio compagno, Lord. Ah sì, Lord e la Julie sono mogli, adesso dobbiamo farli sposare quei due ragazzini perché sono fantastici. Ce la stiamo mettendo tutta, Julie, eh? Ecco. Tutto va bene, e Marco Drums partecipa dopo domani, parto pure. Ma se Marco Drams mi partecipa, dopo domani sarebbe venerdì? Venerdì, zio Mario? Dai, io non so i tempi e le cose. Se mi dici che è venerdì, ci sono, dai, facciamo. Ma cosa facciamo? Cosa facciamo? Che gioco facciamo? Oh, Loki! Eccolo qua, l'amico Loki, bella! Questa. Wow, è un botto di follower. Eh sì, zio Mario, sì, ci organizziamo in privato. Vai tra, vai tra, vai tra. Grande, grande, grande. Deve essere una sorpresa per chi ci segue. Va bene, va bene, va bene. Ma farai qualche volta Warzone. Lo facciamo domani sera con il mitico Morris, Michele e l'altro ragazzo del torneo.
Ma credo che con Zio Mario si può fare un po' tutto, quindi porteremo anche magari Warzone o altre cose, poi dopo vediamo, dai. Vediamo perché il mio amico Zio Mario, a parte che mi ha dato una mano grandissimo, ti ringrazio per settare quella schifezza di OBS, ma io non ci sono riuscito. Sì, però Zio Mario che adesso comunque è in gamba e voglio che collaboriamo e mi dà una mano anche lui a salire perché zio Mario è un grande, eh? Bella bella anche questa, bella bella anche questa. Poi siamo amici da un bel po' su Facebook. Dai, è carina anche questa, è carina Loki. Dai, sono belle le tue livree, eh? Sono belle le tue livree. Certo, Sharder è tanta roba, eh? Però mi piacciono le tue. Guarda, le sto mettendo in raccolta, eh? Loki. Bravo, bravo, bravo ragazzo. Oh, grande zio Mario, grande, grande, grande. Allora, io, voi non lo sapete, ma io e zio Mario ci facciamo un sacco di risate quando faccio le foto da mettere su come preview dei miei video, ci metto il faccione, faccio tutte le cose così, gliele mando prima a lui perché so che ci facciamo un sacco di risate. Ma gioco, zio Mario è amante di Warzone, per quello che ti sto dicendo se facciamo Warzone. Zio Mario, ti ricordi quella là che stai fumando al lavoro? Non so che cos'era lì, che ci siamo messi troppo a ridere. Bella, bella sta qua, eh? Bella come colore. Loki è sparito, non vedo più che scrive. Ma lo vedi il replay? No, no. Ho trovato tutto tranne il replay. Allora, se io faccio il replay, io ho scritto Loki, vedi? Loki e autore Loki. Autore, tag popolari, no, stile, replay, Loki, ricerca, eccolo qua, l'ho trovato, e io scrivo, mitico, Giulia, merci, Beppo, madame, robe strane scritte in lingue che non conosco, mitico, no, mitici, perché hai fatto tu, ciao ragazzi, come state, grandissimi amici di YouTube, di Twitch? Ah, è francese, ecco perché non sapevo questa cosa, zio ma. Io malapena sono italiano. Intanto che vediamo il replay dell'amico Loki, a me bevo l'acqua, eh. Avete riscattato un altro bevi? Dai, riscattate e bevi con i Mythicoin. Zio Mario, dovrebbe arrivare anche mia moglie tra un po'. Sono andati a camminare con Leonardo, il mio figlio medio. Eh beh, certo, a zio ma. Porta solo Halo tu? No, no, porta un sacco di giochi, ma gioco adesso zio Mario deve partire col canale che ha preso un po' di cose fighissime, tipo la scheda video come ho preso io. Tra l'altro io ho chiesto a zio Mario che cosa ha preso lui, l'ho preso. Esatto. Zio Mario porta un po' tutto, gioco gioco. Gioco gioco è dentro da tanto, amico Mario, ed è forte. E mi ha detto lui di Morris, quindi devo sempre ringraziare Gioco Gioco che ha fatto un sacco di... Uè, Igna! Wanna become famous? Buy viewers, follow and prime viewers shop. Porca miseria! Iscriviti! Follow me, Igna! Follow me, follow me, follow me. Abbonati al mio channel, abbonaments with primes, please, thanks, thanks, thanks guys. Ecco, sentite il mio livello incredibile di inglese. Intanto penso che è un bot. E usciamo a parenti tra poco, aspetta. Ammazza che English, eh? Esatto, grazie gioco gioco, sai che te lo dico sempre, eh? Che ti ringrazio sempre, amico mio. E faremo tante cose. Allora, adesso gioco gioco, la maggior parte faccio Gran Turismo perché ho visto che poi alla fine, ragazzi, non è che lo portano tantissimi, eh? Quindi siamo un po' di nicchia. Allora, visto che Loki va così forte, ragazzi, e la macchina è molto bella, tra l'altro, eh? Vedo che sei capace di driftare, amico mio. Devi, prima di tutto, devi insegnarmi come fare. Si deve sempre insegnare al capo. E
E magari anche il settaggio della macchina, eh? Il settaggio della macchina, che poi magari faccio un bel video che lo mettiamo su YouTube. Certo, le cose particolari che non puoi condividere con gli altri non me le dici, ma quelle che si possono condividere, madonna, ma quanto fumo, incredibile. Questo è Loki, ragazzi, è il mio amico Loki, che farà parte del team racing, Marco Drums team racing. Sì, beh, proprio nessuno no, non è vero, perché c'è dentro, a volte c'è dentro anche migliaia di persone, però non è certamente gioco Warzone o Fortnite o giochi del genere, cioè alla fine capisci che è tutta un'altra cosa, eh? La città più grande, no, molto easy per lavoro, abito a Lusa, Svizzera, Canton francese, ah, francese, bello lontano allora da qua, grande, ciao ragazzi, guardate che mega drift, credo che l'inglese sia uno di quelli che ti vendano i follow, eh sì, infatti lo capì anche a me, guarda che lo trovi su Brand, sembra su Baro, cerchiamo di arresetto per il car. Che cosa trovo? Ah, il settaggio? Bella, mi piace tutto sto fumozzo, bella, grande Loki, mi è piaciuto. Sì, avevo capito che, infatti avevo tolto anche la possibilità di mettere i link, perché mi entravano dentro i follower, i bot a scrivere le stronzate, no? Allora avevo tolto anche, aspetta che se c'è dentro ancora Uomo Tigre vi posto il mio canale YouTube, ragazzi, dove faccio dei video fichissimi anche là. Diciamo che la cosa fondamentale è Twitch. Hai già settaggio di... Ah, già il settaggio di base, ah, in quel senso lì dicevi tu, ho capito. Ok. Allora ragazzi, mi raccomando, seguite il canale di Marco Drums Game Channel, amici miei, e eccolo qua, questo è il mio canale, Marco Drum SS, su YouTube. Ok, perfetto, dai, adesso andiamo un po' a comprare un'altra macchina, con 1.400.000, vi faccio vedere... Ciao Kevin, amico mio, oh, ho comprato, eh? Guardala qui Kevin, ho farmato come un matto, è questa qui ragazzi, la Mac Mark 4 Race Car del 67, lo potrai, quando potrai caricarti dal con il profilo vecchio insieme a Giulia, oh che figata, ciao Kevin, questa macchina qui ragazzi è per il trofeo, poi ci sarà anche una Jaguar e l'altra non so qual è, allora i cattivoni mi potevano fare ieri che avevo 38 milioni, invece no, hanno avuto la brillante idea di mettere questa qua, questa F50, bellissima ragazzi, che questa la compriamo venerdì, perché domani sera andiamo in live con Warzone, e mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, grandissimi, dai ragazzi, dai che andiamo per i 530, il problema di oggi lo hai risolto? Assolutamente no. Guarda, se vuoi faccio la lobby e mi vedete in tempo reale, altro che un block. Ah, grandissimo. Allora, ti dico la verità, sono talmente stanco, Loki, che faremo una live che giochiamo insieme venerdì. Scusami, ma che sai che forse ho sentito che Morris farà a breve un torneo. No! Figata! Non me l'ha detto. Beh, a breve non credo questa settimana o la prossima, perché neanche Michele me l'ha detto. Ok ragazzi, la compriamo, non so neanche che cosa ho comprato, che macchina è? Ah, il Porsche 356. Ok, va bene, ci sta, andiamo a... Che rottami. Vabbè, era macchina di una volta, anche mio padre aveva una Porsche, adesso non mi ricordo più che versione era quella che al 100° esemplare poteva fare rally. Sì, perché sono troppo stanco, davvero, Loki, faccio giusto delle garette così, ci divertiamo un po' a provare le macchinine, magari questa macchinina qui un po' stranina la proviamo. Allora, no, aspetta, vi volevo far vedere una cosa, ragazzi, ecco, collezione auto. Guardate, raga, allora, Austria, tutte, Corea del Sud, me ne mancano 6, Francia, guardate, ragazzi, tutte, Germania 2, 3, 4, 5, 6, 6 me ne mancano, 6, guardate quante ne comprate, Giappone, una, vado a dormire, buonanotte a tutti, grazie, vi voglio bene, anche te, anche noi ti vogliamo bene, grande Frac, grandissimo amico mio, dai, quando vuoi entra dentro a trovarci, se so che per una sera non sei dentro perché c'avevi un botto di compiti, ok amico mio, dai,
bevi, ho riscattato, bevi, cacchio, ho finito l'acqua. Adesso quando mi arriva, c'è qualcuno? No, quando mi arriva qualcuno mi faccio portare un po' d'acqua, dai, ti lo giuro. 2, 4, 5, 5, eh? Avete visto ragazzi, queste qui praticamente credo, visto che le ho comprate tutte le europee, queste qui devo aspettare, questa è la F50, devo aspettare assolutamente che me le mettano su le auto usate, ok? Regno Unito mi sa che è anche uguale, perché le avevo comprate tutte. C'è qualcuno? Mi dai dell'acqua frizzante, mamma, per piacere. Oh, dammi la bottiglia. Alza, stai chiappette, vai a bere. No, 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 adesso arrivo. Questo che cos'è? Stati Uniti 2, 4, 5. Bella sta cosa che non tutte... Uella, Maurizio, stavo parlando di te, amico mio, grandissimo, che mi hai portato dietro un botto di gente ieri sera, grazie mamma. Come stai Maurizio? Oh, diceva gioco che c'è un torneo a breve. Maurizio, io ho chiesto al mitico Michele se domani sera facciamo una warzonata insieme, e ha detto che deve vedere un attimo, ma penso proprio di sì, se c'è anche il mitico Morris, eh? Oh, che bello vedere Maurizio, grande. Oh, beviamo perché avete riscattato bevi, eh. Bella lì. Faccio live, ma tanto non entra mai su. Ah, fai live anche tu. Allora mi devo iscrivere al tuo canale. Aspetta, amico mio. Allora, Loki. Ma io penso di essere iscritto già al tuo canale. Perché non mi fa entrare? Sospendi, banna. No, io non voglio bannarti. Boh. Vabbè, dopo vado a vedere. Che gioco, dice Maurizio, Morris Game, Loki? Loki, ti ho followato. Oh, grande zio Mario. Grandissimo Maurizio. C'è dentro il mio amico zio Mario. XD che aveva un sacco di gente quando streamava una volta, grande amico Mario. E Mario, ti presento il mio amico Maurizio, grandissimo Maurizio, che è Morris Game, che suo figlio è bravissimo in Warzone, vince tornei, è un grande, proprio top over the top, davvero. Poi tra l'altro è pure simpaticissimo e facciamo delle live fichissime. GTA, Grand Theft Auto, GTA 7, faccio anche le lobby. Ah, ok. Sì, Maurizio, zio Mario è un grande. Poi tra l'altro ci facciamo delle risate della Madonna. Ciao Nick! Scusa se non riesco a seguire questa live, ma sono veramente stanco, vado a dormire. Va bene Nick, grazie che sei passato a salutare. Bravissimo, grande. Ti aspetto domani sera. Adesso dormi e domani torni dentro che ci facciamo una bella livettina warzonata. Warzonata, una bella warzonata, una warzonata insieme. Allora, io sta macchina l'ho comprata e bisogna andare a vedere un po' com'è. Guarda Maurizio che bellissima macchina che ho comprato, una macchina bellissima, è una Porsche, quindi andiamo a correre in un circuito. Ma è possibile che ci sia il Nürburgring grande? Ciao Nick, buonanotte amico, ci vediamo domani sera, dai, se non sei mega stanco, ci vediamo domani sera, che spero di fare Warzone con Morris e col mitico Michele e anche il cugino, che sono coloro che hanno vinto il torneo fichissimo, tra l'altro. Gioco è veramente è sul pezzo, gioco sa cose che gli altri non sanno. Che bello ragazzi, qui proprio andiamo tranqui, siamo in Germania, siamo su una macchina che non frena e che gira da sola, va bene, perfetto, diciamo che partiamo già bene. Allora, non so dalle vostre parti amici miei, ma qui fa un caldo pazzesco, c'ho il ventilatore puntato e sto sudando lo stesso, probabilmente sarà perché sono dentro una macchinina sotto il sole che sto correndo, ecco, probabilmente sarà, sicuramente sarà per quello, Esatto, gioco questa cosa che noi umani non sappiamo. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. Oh, che noi facciamo del buon Gran Turismo 7, facciamo del buon Formula 1, facciamo del buon Warzone, ragazzi, quindi, e ragazze, sì, cavicchia, è un grande amico mio, ti ho messo Lost, Marco Dan, ora la tua live appena sul mio canale, io queste cose non le so fare, zio Mario, grazie amico mio,
Grazie, grazie, grazie. Maurizio è un grande. Ieri sera zio Mario mi ha portato dietro 500 persone. Veramente una sera di queste Maurizio mi farà venire un infarto. Però Maurizio, quando vuoi portamele dentro perché mi piace morire di infarto. Tuo figlio è un mostro in LAN. Eh sì, sì. E beh ragazzi, si potesse fare. Esatto, anch'io. Poi ti spiego, ok, grazie mille amico mio, perché sai che io non so una sega, né? Io ho la mia certa età, ragazzi, con 44 anni, non è che posso sapere tutte di queste cose di streaming e roba del genere, che sono robe da giovinotti, sono robe da giovanotti. No, no, Morris è un grande. Poi chiaramente, ragazzi, quando giochiamo noi in allenamento, allora, uno bisogna... divertirsi. Perché quando vengono Michele, Morris, altri amici, Giovanni, Chris, anche loro non li sto vedendo, bisogna dargli una strigliata alle orecchie quando mi entrano dentro. Esatto, casa in cameretta, con l'online che fa schifo, che abbiamo tutti una connessione schifosa, con Coco, cioè dai. Ma infatti la bellezza, Maurizio, che lo diciamo sempre io e te. Quindi Marco, ti va bene? Sì, assolutamente Loki. I colpi entrano in LAN. Esatto. Oh! Bellissima sta macchinetta. Vediamola da fuori, ragazzi, perché è veramente uno spettacolo. Cioè, non si può paragonare giocare a casa con giocare là, però diciamo che la maggior parte delle partite lui fa tipo qui 7, 8, 10. Pensa a guidare. Infatti, insomma, non posso fare troppe cose. Stavo andando in prima. E praticamente il bello, infatti, che diciamo anche insieme a Maurizio, quando giochiamo insieme a Morris, che siamo rilassati, si ride, si scherza, e si gioca. Oh amore mio, vieni qui, non tanto per la connessione ma proprio per la pressione che deve saper tenere, credimi, non era tutti. Sì, è vero Maurizio, mi saluti il tuo bel figlio. Anche a me, salutami. Ieri sera poverino c'era un po' di febbricola. Oh, vieni amor mio. Vieni tata. Fortissimi LAN e poi, esatto, bravissimo, online, poi online è veloce, No, io non ho fatto nessuna LAN, ragazzi, quindi diciamo che vince chi non ne ha fatta neanche una, chi ne ha fatte tante. Vabbè, ci sta, dai. Fatemi vincere qualcosa. Visto che oggi ho sbustato pure... Ciao Carla, Loki ti saluta. Adesso arriva ragazzi. È appena tornata. Ma la Holly dov'è? Holly, amore. Su che giochi, zio Mario? Chiede il grandissimo Maurizio. Ciao amica, la Julie. Adesso arriva ragazzi, non vi può leggere. Adesso... Oppure sì, puoi leggere, mo? Tutta in prima. No, sta prendendo qualcosa dalla QC. Tra l'altro mi ha anche aperto la porta e sono diventato praticamente bianco. Halo Gear 7 e Gears of War. Ah, figo. Halo e 7 Gears of War. Ok, fico. Ah, senza 7. Che poi tra l'altro zio Mario è di Napoli e tu Maurizio me l'hai già detto tipo 50 volte. In Calabria mi dice mia moglie che si ricorda le cose, io non mi ricordo una sega. Saga saga o sega? Ah no, la saga. Questo è un battutone ragazzi, questo è un battutone over 18 anni. Guarda amore mio, Calabria, perfetto. Calabria, perché mi hai detto Sicilia? Tu hai detto Sicilia, mo? Io ho detto Calabria. Ah, tu hai detto Calabria. Io che cosa ho detto? Niente. Ah, ok. Quando spaccava. Scusa Maurizio, sai che non mi ricordo mai una sega, no? Però mi sembra di aver detto Calabria. Ho detto Calabria, raga, o ho sbagliato a dirlo? Non mi ricordo. Vabbè. Aspetta, mio amore. Vieni. Allora, stasera sono talmente stanco. Grande. Non so chi hai detto grande, ma spero che l'hai detto a me, Maurizio. Vedevano da un chilometro con questa maglia qua. Ecco che è arrivata. Ma stasera non hai bevuto, no, stasera ho bevuto acqua frizzantella, È preoccupante.
la cosa, vedi? Ciao amici e amiche. Almeno se uno beve dici a... Ah. Perché è questa cosa del beve? Sì, riscatta bevi, l'ha fatto ieri sera Leonardo. Dopo deve andare in Bitcoin. Bitcoin. Bevo, ci guidi tu. Oh, non sono mica ottantenne, eh. Gioco gioco, grande zio Mario. Sì, sì, zio Mario ragazzi è grandissimo, eh. Grandissimo, ma fa troppo ridere, ci divertiamo di brutto. E, saluta tutti, amore. Ciao Giuli. Ciao a tutti. Ciao, zio Mario, sì, c'è Maurizio, sì, gioco gioco. Sì. Come state? Hai fatto tanto? Neanche un bacino. C'è Lord. Saluta Lord. Sì, ma tu li saluti iscritto, devi salutarli in voce. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ho comprato questa Porsche 365, credo, molto bella. Che bella. Io sono solo uno spettatore, ma conosco bene il mondo dei game. Grande gioco gioco, così ti voglio. E voglio che fai un sacco di pubblicità Marco Drums Games, gioco gioco, eh. Forza, sul pezzo, eh. Parrocchia... Andiamo al cinema, alla sala giochi, al biliardo, a boccette, eh? Quando vai a giocare a boccette. A dopo, vado a fare pizze. Mitico Maurizio, fai una delle tue pizze meravigliose. Fammi una foto, non mi fai più foto delle tue pizze, amico mio. Com'è sta cosa? No, Charlie non c'è. Maurizio, fammi una foto delle tue pizze, così me la sogno di notte. Ciao Maurizio, ciao, ciao Maurizio Gamer, grande, grande, grande Maurizio. Grazie di essere passato qua, mitico. Se ancora è un attimino, Carla, come stai? Monster. Passa dopo per gli ultimi saluti, tutto bene. Ok. Che fame di pizza, ah, non dirlo, Giulia. E il cracker, Giulia. Ha una fa di quelle pizze, Maurizio, che è una cosa che non ho mai visto in vita mia, bellissime proprio, bellissime. Oh, sta macchinetta che carina. Grande Monster. Gioco gioco. C'è la Giulia, Lord. C'è zio Mario. Grande zio Mario. Grande zio Mario. Gioco gioco. Io ho sempre fame. Ma come? Amica mia. Si chiama Avanza. Io mi mangerei un quintalino di... Cosa mi mangerei adesso? Niente. Comunque zio Mario faceva competizione, sarebbe bello vederlo con Morris. Zio Mario sarebbe bello vederlo con Marco Drums. Cominciamo a farlo con Marco Drums. Comunque con Morris si potrà anche organizzare. Se il mitico zio Mario giochiamo a Warzone o AI o Fortnite. Quanto tempo fa? 3-4 anni credo. Elenco le cose più belle del cibo. Ah, ecco, adesso stanno parlando zio Mario e la Giulia di cibo, bellissima sta live incredibile, una live incredibile di magna. Beh, anch'io, quindi ci si può fare amico mio. Warzone funziona di brutto. Fortnite sì, però Fortnite è un gioco che io sinceramente non riesco a fare, perché costruire mentre sparo è una cosa che per me è veramente quasi impossibile, devo dire. Io devo provare questa, e se tu poi vuoi, visto che sono solo le 10 e un quarto, fa la livrea Sharder, capito mo? Quindi adesso ti faccio vedere un attimo, capite raga? Yes? Cosa? Che tempo fa hai fatto l'ultima live? Un po' di tempo. Marco Limo, nuovo replay per te, tag Loki con la L maiuscola. Ok, grande. C'è Loki. Allora, prima di andare a vedere sta roba, Loki con la L maiuscola, mi sembra che ha detto, no? Sì. Cuoricino anche a Loki. Che casino, mi hai combinato il suo divano. Ma cosa ha fatto? Cresce. Ah. Eccolo qua, credo che è questo. Ok, già almeno 8 anni fa, ora 39 anni, i miei fessi non sono quelli di una volta. Inoltre lavoro come cuoco, vivo da solo. Sì. Io ho letto un sacco di roba che qualcuno ha scritto. È troppo scintillante. Vediamo che cosa ha fatto con una Ferrari F50 oro. Ciao Carla, come va? Il vostro figliolo, tutto bene? Tutto bene di là.
Leo, stanchissimo. Vieni a salutare, amor. Ah, questa è una gara normale, eh? Che macchina oro. Sembri un di quei rapper americani, quei rapper americani che c'hanno tutti col catenozzo d'oro. Sì. Col catenozzo d'oro. Sì, è bruttissimo, veramente brutto. Però uno per ostentare la ricchezza potrebbe anche farlo. Quindi Molly sono bambini. A divertirsi e non si prende più solo, anche se potrebbe. Sì. Beh, Morris, raga, è gamba, eh. Allora, quando Morris gioca con me, vi aspetto tutti domani sera. È rilassato, ridiamo, scherziamo, facciamo, proviamo. Quando Morris gioca in competitivo, non è proprio più così, eh. Tanta roba. Grande, bella, bella, mi piace là, questa macchina, mi piace, è molto tamarra. Tamarrottola. Bella la F50, io la compro venerdì, eh? Venerdì sera la compro, ragazzi, a meno che venerdì sera, bravo, bravo Loki, bravo, bravo, mi è piaciuto. A meno che venerdì sera facciamo questa mega sorpresa, io e lo zio Mario. Esatto, bravo, bravo, bravo. Ma secondo me comunque un po' il grande Morris se ne rende conto. Diciamo che è ancora nella fase del gioco, esatto, gioco e nella fase Morris di gioco. Questa è una battuta da paura, ragazzi, questa è una battuta da paura. Che cacchio di pista è questa qua? Vediamo sto coso. Ci sta, è un bambino predator, cosa vuol dire predator? Ah, prende il gioco per quello che è, appunto, un gioco. Esatto, zio Mario. Guardate che rottame. Ragazzi, ho speso 1 milione questo robo, eh. 1 milione. Eh sì, guarda. Oh, bello però. Guarda che roba. Io non mi fiderei andare a 203 all'ora con un robo che ha le gommettine così. E adesso, infatti, lui era morto, eh. Sì, sì. Gomma, non c'è protezioni, non c'è niente. Bellissimo. Io, più che altro, l'ho preso perché voglio vedere quando c'è il replay. La tuta, se si vede la tuta. Anche perché fa veramente schifo. Ah, c'è anche la sesta. Ma che roba, infatti, è quella che abbiamo comprato ieri da 1 milione, Lord. Mamma mia, non sta neanche in strada. Ma non c'è neanche la protezione delle gomme. Quindi praticamente se arriva i detriti, se arriva un po' di schifezza, un chewing gum, lo spara, gli arriva su un faccio, gli arriva. Ma non tiene, eh? È anche uno schifo. È una moto carrozzetta. A parte che sta pista, io non ho mica capito che pista è, che mi sa che non l'ho mai fatta. Infatti, sta pista mi sa che, ragazzi, non l'ho mai fatta. Cioè, provare sta moto scorreggiata qua con questa pista che non conosco. Ah, è quella con. Ma che pista è? Boh. Siamo nel fiore della giovinezza. Eh sì, zio Mario. Che gara giù. Come non come mi piacciono queste macchine ridicole che non frenano, non tengono. Esatto, con 30.000 lire la faceva meglio, è proprio la battuta giusta proprio. Credo proprio di sì. Anche il mio fornaio la faceva meglio. È proprio, mi piace il LED qua, eh. Il LED è carino. Ciao, bellissimo. Tu sei vecchio, Marco Drago. Ah, grazie, grazie zio Mario, grazie, eh. Tu devi vedere cosa facevo io a 30 anni. Saltavo solo per i fossi, per il lungo e per il largo. Vero, amore? Adesso i fossi saltano da solo a me. Adesso faccio tipo il ponte per i fossi, per far passare sugli altri. Metto giù. Eh sì, amici miei, Marcolino è vecchietto, ma sa, è saggio. Adesso i fossi li infatti i fossi li scansi perché ti fai male. Eh sì, in che se cado mi spacco, raga. Le ossa Carla si dissocia. Tu non sei vecchio, amore mio, tu sei solo
solo bellissima, stavo dicendo stagionata, ma non si può dire, non siamo formaggio. No, non voglio dormire in sala. Tu sei bellissima, Marina. Cioè, ma quanto dura sta pista? Ho preso anche la pista più lunga del mondo. Lui è vecchio, no? Eh sì, io sono vecchio. Certo, caspita. Io non ho solo voglia di pagare le bollette, ragazzi. Poi per il resto voglia di divertirmi, giocare, conoscere. Mia moglie è una ragazzina, invece prende, va a discoteca. Applausi. Ho visto che i bambini mi gridavano, dicono parole, cerca solo di vincere e poi piangono quando perdono. Beh, certo. Oh! C'è Holly, poverina, che sta cercando tutte le parti del pavimento che sono più fredde possibili. Giovedì, e domani è giovedì, eh? Holly, domani ti vai a fare bella, amore. Vai dal parrucchiere. Sì, infatti. Ma non ci vado neanche. Quando vado in montagna vedo le cose un po' troppo ribide. Evito. Gioco. Morris, l'ho visto. Se vince che perde, la stessa reazione. Sì. No, ma Morris è bravo. Beh, suo papà è un grande, quindi insomma si impara anche dai genitori, ragazzi, eh. I miei figli sono in gamba perché hanno imparato da me a carne, insomma, un po' così. Dopo chiaramente ognuno ha la sua testa, ha il suo carattere e tante cose, però se si prende il gioco videogames per quello che è, c'è poco da arrabbiarsi. Sì, può capitare a tutti la partita che stai facendo bene. E certo, quando è Giuli? Devi ricordarmelo tipo sì. Un botto di volte, perché sai che io mi dimentico. Quando è che giorno è? Grande! 26 ottobre, minchia Giuli, devi ricordarmelo un po' più avanti, eh. Va benissimo. Festona per tutti, ragazzi, eh? 25 novembre, quindi anche tu, zio Mario, me lo ricorderai molto più avanti. Io l'ho fatto ieri, quindi per me sono a posto. Carla l'ha fatto già a aprile. Oh, 12 aprile. Ma non sbaglio la data della mia amore, della mia love. 12 aprile. Madonna, la Giulia sa tutti i segni, io non so neanche il mio. Un torello. Ah, ecco perché allora. Pum pum. Scorpione. Madonna, questa macchina l'ho voluta provare soltanto, ragazzi, per vedere come si vede dal replay, eh. Vi dico la verità. Ciao amici e amiche di Twitch. No, il 24 finisce solo del Sagittario. Io invece per il mio compleanno vado a livellare e sbloccarmi una nuova skin. Grande! Quando è il tuo compleanno, Lord? Gemelli, 6 marzo. No! Toro! Giuli, mi sta a cadere sui segni. Ne hai sbagliati due in un minuto. È antipatico. No, io sono un torello. Si vede, eh? Ciao amici e amiche di Twitch. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Zio Mario, ti ho lasciato il follow. Grande gioco. 32 febbraio, quindi l'anno prossimo, amico mio, me lo devi ricordare un botto di volte, eh. Grande gioco. Sì, zio Mario è un grande, adesso riprenderà a streamare, lo farà fichissimo, poi faremo anche delle live fighissime insieme. Abbiamo già fatto un paio di volte qualche gioco insieme. Uno mi ricordo che era quello sul pass, che non mi ricordo più il nome. Come si sa come cambiare il nome delle monete sul canale? Ok, non ho capito che cosa. Il nome Miticoin, l'abbiamo creato noi, se intendi quello. Sono i soldi coin mitico, perché io chiamo tutti mitici, quindi Miticoin. Se poi è altre cose, va bene. Tant'è che non. Gli spettatori accumulano monete mentre guardano le live. Sì. Se iscrivi e sei attivo nella chat, accumuli.
Sì. No, no, quello è stato fatto apposta. Marco ha detto 32 febbraio, quindi quanti giorni a febbraio? Lord, cioè io sto gareggiando, sto facendo spettacolo, sto parlando con voi, mi fai anche i tranelli che c'è 32 giorni a febbraio, amico mio. Cioè, ma scusami Lord, eh. Oh, mi prendi in giro. No, Monster, ho detto no anche a Loki perché sono troppo stanco stasera. Allora, domani sera facciamo Warzone. Se per caso... Se per caso Warzone, sto parlando, se per caso con Warzone domani sera non va in porto con il mitico Morris e Michele, gioco a pensare ai fossi, esatto, e a Warzone, e siamo già in tre. Oh, Maurizio, grande, grande. E stavo infatti dicendo ai ragazzi che sono entrati adesso che domani sera probabilmente ci sarà Warzone con il mitico Morris, Michele e il cugino che non mi ricordo più come si chiama. Io vado a prendere un budino. Bravo, bravo. Caspita, non so se può domani Morris. Ecco, caspita, venerdì può? L'ultimo replay perché è scomparso il tag lo stesso. Guarda il video. Morris ha fatto la pizza. Che fanno Maurizio. Esatto, esatto, esatto. Bellina sta macchinina, eh? Allora andiamo a vedere il replay. Come sta Morris? Sì, sì, sì. Come sta il mio amico Morris? Maurizio, tutto bene oggi, eh? Allora, domani non c'è, domani non c'è. Caspita. Allora devo dirgli anche a Michele se possiamo fare la live venerdì. Venerdì c'è Maurizio Morris, che tu sappia. Se no, magari, zio Mario, facciamo la live con te domani, se puoi farla. Giuli, forte. Allora, replay, Loki, penso. Io devo andare a fare la doccia, ma... Aspetta un attimo che la facciamo insieme sta doccia. No. Morris Game, non sono pronto domani. Ah, è davvero a pezzi, poverino. Ah, ok, dai, lo lasciamo stare Morris sta settimana. Magari nel weekend, eh? Magari se c'è nel weekend, Maurizio, o se no, vabbè, facciamo lunedì. Dai, facciamo così, se no, o lo facciamo nel, se venerdì faccio la live con il mitico zio Mario, con Morris, o sabato o domenica, Maurizio, oppure lunedì che è il solito giorno che facciamo Warzone insieme. Visto, visto che non ci sono i tornei adesso, salutaci il grandissimo Morris, eh? Così facciamo una. Io non lo trovo, Loki. C'è il letto, salutacelo. Certo, grande, grande, grande Maurizio. Loki con la L maiuscola, Marchito. Grande, grande, grande. No, me la butta in minuscola. Non lo trovo, non lo trovo. Ah, Tsutsuma, questa forse? È questa? Ah, una breve, incredibile, indiscrezioni sul sito di Marco Dramas Games, ragazzi, venite sempre a vedere che ci sono grandi, 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 grandi cose che si sanno, eh. No, non è quello, non c'è, Loki, che cosa mi stai combinando? Che cosa mi stai combinando, amico mio? Non c'è. Non c'era scritto Loki, però. Ce n'è due, ma li abbiamo già visti. Allora, replay, L minuscola maiuscola mi fa sempre minuscolo, Loki? Prova su tutti. Ah, ok, quindi non è su... Stili, livree, foto di gara, adesivi, replay, non c'è tutti. Stili? Non credo proprio. No. Mamma mia, che fame di pizza. Sì, sì, Maurizio, ci hai fatto venire a tutti una fame. E la butta giù, guarda. Loki, ok? Vedi che maiuscola? Quando vado a dare fine me la butta minuscola. Quindi dagli un altro nome. Vedi che anche qui ero scritto minuscola, te l'ha trovato maiuscola? No. Prova a rimetterlo, dai. Quando lo rimetti poi mi fai sapere. Intanto io voglio provare a... volevo farti provare la macchina, mo. Sono Sharder, come fa? Fai una garetta. Mi serve un moderatore per il canale. Volontari, allora.
Amico mio, Noi abbiamo la nostra noi Giulia, abbiamo non la la nostra devi Giulie e non ce la devi toccare a toccarla. Giulie è nostra, è Lord che fa i sondaggi. Poi gli altri, volentieri ragazzi, se volete far parte dello staff di zio Mario, lui paga 100 euro all'ora. No, non tocco le cose. Non toccare mia moglie che ti sparo. Vabbè, no, non stavo dicendo quello. Non toccare la mia moderatrice che ti sparo. Allora, aspetta un attimo, che volevo prendere la macchina da fargli provare a Carla. È questa, NSX. Se ti piace, amore, ne vado a comprare una. Gelosone, lui, vabbè. 100 a ora. Vabbè, dai, allora, le mie live costano 100 euro all'ora, amico mio, dai, per poter giocare insieme a me. No, 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 qua non si fa pagare niente. Adesso è minuscola e la L. Faccio fare la gara a Carla, poi dopo la proviamo. Allora, ti faccio fare Dragon Trail, che la conosci, ok? Neanche più a Norburgo. Fai un Nürburgring. No, vai là, come è buono. Cavolo, buona serata. Alla prossima. Ciao Nello! Chi è adesso la prossima? Zio Mario? Zio Mario, te ne vai? Amico mio! Ciao Nello! Allora, mi consigli una GR3, ha scritto Nello. Ciao Mario, ciao Mario, ciao Zio Mario, grazie, dai, poi ci sentiamo in privato e ci mettiamo d'accordo per fare una mega live venerdì, eh. 100 euro, un'ora sono troppi, e vabbè, dai, fai bravo, ti faccio 69 con lo sconto. Allora, Nello, che auto mi consigli No, una bella per questo GR3? andavo, c'era 100 Ah, per euro. questo vado. E qui, raga, bisogna dire che mi fate gli abbonamenti, che così devo cambiare il joystick, devo cambiare questo qui, voglio comprare il Logitech, il Fanatec DD Pro, ragazzi. Dai, giù con gli abbonamenti, giù con gli abbonamenti. Guarda WhatsApp, adesso guardo, guardo, guardo. Possiamo un giorno fare anche noi una live insieme? Assolutamente sì, 100 euro l'ora. Oh, che cazzo. Allora, adesso una GR3 per Nello, aspettate che ve la faccio vedere. Una GR3 io ti consiglio assolutamente. Assolutamente Nello, non provarne altre, vai direttamente. Oh, che casino è? Vai direttamente sulla BRZ, ok? Questa qua. Questa qua. Vai sulla BRZ. Ok Nello? Quindi ti prendi la BRZ, ciao amore mio, ti prendi la BRZ che è una macchina veloce, affidabile, frena. E tieni veramente in strada, va veramente forte, va veramente forte la BRZ. Ma non si tiene. Allora, prova questa. Perché magari provati la Beetle. Sì. Prova la New Beetle e poi fammi sapere, non costa tanto, 450.000 anche lei. Guarda che bella la mia livrea, questa qui Shard l'ha fatto un capolavoro. Non seguite il canale, grazie Giulia. Ecco, prova questa qui, Nello. Visto che la BRZ non la tieni in strada, secondo me tu sei grazie, amore. Tu sei da questa macchina qui, la Beetle, ok? Prova la Beetle, poi mi fai sapere. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Vieni qui, amor. Oh, signore, tutte le volte mi fai fare sto casino. Allora, ah sì, lo guardo subito. Aspetta che tolgo un attimo il video perché dobbiamo scambiarci di posto, vuole che faccia così. Un secondo, è sparito solo un secondo il video. Un attimino di pausa. Spegni telecamera, spegni telecamera. Allora, aspetta che devo guardare. Oh, cacchio, ho caduto il joypad. Ok, spostati, mio amore. E ho visto, bella. Ma che l'audio si sente, eh? Sì, io non sto parlando, Ok, tutto te. ah, ciao amore, ciao Oddi, come stai? Allora, devo guardare WhatsApp. Allora, ripartire con la telecamera. Oh, guardate per magia. Per magia, ci siamo scambiati un posto. Ok, Fammi provare questa macchina, allora devo fargli. perché Aia, sto coso tutte le volte che mi branchi dentro e fai un male. Devo tirarlo via, sto cazzo di roba. Ma di là non ci sto con la gamba. Lì che non ci sta sto cazzo di roba. No, è tempo di fare moderazione. Ah, grande, Nella testa grande. di Paolo aiuta la Giulia per le poche volte che ha. È certo, Giulio. Allora, Dragon, i piccioncini. No, ma Giulia e Lord non devono neanche prendere in Ok, considerazione vai. perché sono nostri. Sono nuovi. Siamo noi.
aspetta che tu fai con il cambio, automatico, vai. Grande zio Mario. Allora, voi da fuori. Cosa? Che cosa? Devi frenare, Mario. Ti ricordi? Mamma mia, raga, partiamo già che hanno fatto fuori metà dei concorrenti, eh. Prima curva, raga. Fortuna che è una pista che conosci bene, eh. Devi provare la macchina, vedo se riesci a trovarti, perché è bellissima. Donna al volante, pericolo costante. Eh sì. Credo che non hai proprio frenato, non ti ho proprio vista, però probabilmente hai spezzato la funzione. Tanto non vedo nei pedali. Grazie zio Mario. Grande Carlo, esatto, esatto, Monster, butta fuori tutti e vinci. 150 frena. Ma se no poi parto io, frena, non hai frenato, perché la macchina va di brutto. Adesso tieni giù il pedale, sai più sulla sinistra. Vai, provala. Vedi, vedi come viaggia? No, tu, come viaggia la macchina. No, tu devi frenare. Eh beh, ma quella prima, non quella dopo. Mamma mia, ragazzi, zio Mario, non la faccio più. Questa qui è una maglietta che mettevo 20 anni fa, ragazzi, eh. No mano, no pacchi. Se Morris non parlava di mangiare, io non avevo fame. Ah no, io sono... Aspetta, ragazzi. È vero che mi hai detto Morris... No! Nduja, olive schiacciate e ricotta. Mamma mia. Sì, ma dovete vedere la pizza, ragazzi. Dovete vedere che pizza. Non si vede una sega. E non si vede una sega. Mamma mia. Questa me la sogno di notte. Mancava che ogni tanto non mi mandavi più le foto. Le macchine su GT sono dei carri armati, spostano quasi ogni volta, spostato la lancia. Sì, 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 la pizza. Mamma mia, Giuli, che roba. Eh sì, la logica di questo bellissimo gioco. Dai, dai, è bello, Monster. Ci sono difetti nell'online, quello sì, è anche abbastanza grave a volte che non si riesce. Le macchine, la fisica sono belle. Ti piace? Ok, adesso vedo di questa bella. Questa è bella, eh? Honda NSX. Vedi che la chiede. La Honda? Caspita, sì. E poi è anche bella. E ti fa il tuo, dai che glielo chiedo a Shad. Ma la fisica, dai, no, in realtà la fisica è buona perché cambia... Vuoi provare il Nürburgring? Dai, poi chiudiamo. Zio Mario, di nulla, Marco, se l'hai già mangiato. Che bravo, Morris. Ma è ancora dentro, il grandissimo Maurizio. Eh sì, Maurizio! Maurizio! Ci hai fatto venire fame! Non si può! 3 e mezzo, guarda, sono arrivata con una fame dalla mattina. Ho mangiato un pacchettino di cracker e poi giù parlare di pizza e... È proprio... Ok. Sole, eh? Così la provi correndo, ok? Ma vediamo un attimo che... è una gara scontrosa, vai. Sì, allora, Carla è bravissima... Qui però chiaramente, ok, morbide, chiaramente è già da un po' che non gioca, perché con questa storia che va a camminare, proprio. Comunque io vado, un saluto, ci sentiamo domani, in live, buona continuazione e buonanotte. Ciao Monster, ciao amico mio, buonanotte, buonanotte. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Ciao amico mio, anche noi facciamo questo Nürburgring, ok?
e poi credo che andiamo a Nannina e ci vediamo domani sera. A sto punto non c'è Warzone col mitico... esatto. Mitico... Il mitico Horde. Appena va che va forte sta macchina. Hai visto quello come andava? Ciao Monster, scusa. Ciao amico mio. Appena chiudi ci sentiamo un attimo. Ok. Adesso facciamo questo qui e poi chiudiamo la live, salutiamo tutti. Notte, il Monte Monster. Viaggia questa, è diversa dalla BRZ. Nello, se sei ancora dentro. Allora, come GR2 io ti consiglio questa Honda NSX, è fantastica. Frena. No, amore, non l'hai frenata proprio. Dai, fai bene che fai una bella figura. Frena un po' di più, no? Dai, tata. Devo frenare un pelino prima, no? Non fare tutta a cannone, non so tutta a cannone. Qua sì. Grande. Non c'è neanche più l'aiuto. Ma sei bravo, non hai bisogno dell'aiuto di Fernando. Poi la conosci anche, un po' che non giochi. Però questa macchina qua va... Oh, grande Zio Mario, grande. Vedi a mettere le cose di fianco, per quello che non le metti, la pista va vista tutta. Appena. Bravissima! Attenzione. Aspetta. Non è da pieno qua. Appena. Comunque decelera. Qui da frenare. Bravissima. Brava. Sì, ma tranquilla che li prendo. Esatto. Se ha attivato la campanella, se non entra è perché c'ha roba da fare. Esatto. Come tutti ragazzi. Infatti per quello che io li faccio alla sera le live, non di pomeriggio, roba del genere, perché magari la gente andrà a fare la spesa, un sacco di roba. Alla sera più o meno siamo tutti liberi e si viene tutti quanti a vedere il grande Marco Drums Games Channel, ragazzi, mi raccomando, eh. Tiene questa. Bravissima. Ciao amico mio, non ti ho visto in live stasera, Marco, grandissimo Sharder. Ascoltami, amico mio. Carla piace tantissimo la Honda NSX. Ciao Sharder. Siamo in live e ti stiamo salutando tutti, grandissimo Sharder. E quando allora avrai un attimino di tempo, tanto le macchine sono uguali per tutti, se puoi fare quella sua, che dopo io vado a comprare una macchina tutta per lei. Grazie amico mio. E ti aspetto domani sera. Allora, domani sera no. Cosa ne pensate, ragazzi, se magari domani sera porto il gioco nuovo, quello Evil Dead, quello che è tipo DVD, Day by Daylight,
che è di zombie e ci sta, secondo me. Oh, grazie Zio Mario, grande chat party, Filbo chat party. Noi adesso finiamo, mitico sì Filbo, ci chiudiamo dopo sta live, dopo. No. Gira tutto, accelera. Boh, molla l'acceleratore. Vai, dritta. Non lo so, amore, hai accelerato troppo. Non t'ho visto. Madonna, che bordello. Riuscivi ad arrivare. A questo punto non lo so. Devi frenare qui. Sei andata sull'erba. Sei andata sull'erba o non hai frenato? Attenta qua. Attenta. Se fai così e... Sai cos'è? Sì, guarda, un pedino si può prendere, ma... Se vai bene, 22 secondi li recuperi. Se esci già... No, Phil, guarda, scusami tanto, ma sono talmente distrutto dal sonno... Ciao, Phil! Che finisce Carla e me ne vado a letto. Vediamo solo un pelino di replay appena per farvi vedere la livrea, amico mio. L'inizio ho fatto un disastro. L'inizio l'ha ammazzato più. Allora, domani sera non si farà Warzone. Non so allora a questo punto, perché non ve lo dico, se farò ancora Warzone noi, Evil Genius, che è quell'altro gioco nuovo, se facciamo ancora Gran Turismo, compriamo l'altra macchina. Insomma, poi ve lo farò sapere. Grazie Phil dell'invito per fare l'online, ma adesso noi stacchiamo, sono già le 11. Ciao Carla, Phil. Grande Phil. Bonsoir. Eccolo lì, grande. Bonsoir. Ci sentiamo notte. Ciao alla Giulia va? Ciao Giulia! Non sarebbe male, fino all'orso va la stessa nobile. Ciao Giulia! Ciao Lord, grandissimi, buonanotte, grazie di essere stati qui con noi e ci vediamo domani sera se ci siete, ok ragazzi? Così facciamo magari qualcosa di nuovo, facciamo un gioco nuovo domani, visto che non c'è il mitico Morris. Amore, accendere così ti vengono da dietro, appena devi comunque correre, non è che... Ciao Lord, ciao Giulio, saluto amore. Ciao a tutti. Ecco, dai che è arrivata, brava, dai, comunque terza non è male, però è bella, eh? Ciao anche noi Giulio. Grandissima. Sì, no, è stato proprio un non bene girarsi in quel punto. Purtroppo era a provare con il team. Ok, Phil, lo so, amico mio. E noi qua siamo vecchietti, amico mio, alle 11 bisogna coricarsi, se no la mattina non ci si alza neanche con il carro armato. Guardate che bella la livrea che ha fatto Shard, amo? La macchina si tiene stabile, viaggia. E una figata. Notte Lord, notte Giuli, ciao a tutti. Poi chiaramente già 3-4 giorni che non ci giochi, quindi prendere la mano subito al mobile non è facile. E poi ti è andata via, adesso vediamo. Tanto 7 minuti lo vediamo, poi salutiamo tutti. Ci guardiamo tutto il replay così andiamo a vedere per quale motivo Carla è uscita. Newsletter, Newsweek. Qua, visto che ho perso il passo, destra e sinistra. Là non ti ricordi mai che c'è da provare. Sì, ma assurdo, non te lo ricordi mai. Lo vedi che arrivare è un boom. Questo forse. Sì, vedi? Non, proprio zero. No, non hai frenato, non hai frenato. Questo non hai frenato. Non hai visto la curva, baby, sondaggio, baby. Bella ragazzi, dai, comunque se non siete iscritti al canale iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al mio canale che arriviamo a 530 follower, dai raga, facciamo le ultime, è bello la livrea, si incendia. Prendi tanto i cordoli, vedi? Quindi probabilmente magari è stato anche il cordolo che ti ha pregato. È bella proprio che è bella come si fa, ma anche la libreria che ha fatto l'amico Sharder è fantastica, eh? È proprio una colorazione bella, ma che roba.
Honda Racing Team. Perché qui vabbè va un pelino fuori, vedi che vai tanto sul bordo, no? Magari ti tocca dentro un pelino, qui si è frenato, bravissimo. Charles era un boss, eh sì Phil. Praticamente sì. Charles è sì. Come fare le livree fighe, appunto, c'è niente da fare quelle cose incredibili. E poi ultimamente sto diventando anche bello veloce, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, al canale di Carla, eh? Il grandissimo Marco Drown Games Racing Team, ho su una maglietta di 20 anni fa, per farmi capire che non sono proprio così buono. Era quella di Non Mandano Parti, quello lì del gruppo, ti ricordi? No? Non Mandano Parti. Bellissima, bellissima la livrea. Oh, vediamo qui forse era. Un po' verso la fine, qui è ancora tranquillo. Però era quello lì che ti è venuto addosso, se non mi sbaglio. Qui da queste parti che si è andato fuori. Stiamo vedendo il replay di Carla e poi ci salutiamo. Ragazzi, ci vediamo domani con un gioco a novità, quindi non vi dico che cosa facciamo. E probabilmente, forse venerdì, farò una live con il mitico Zio Mario. Vediamo un attimo. Complimenti, stai migliorando tantissimo. Visto? Sì. Sì. Era da quanto che non correvo qua? Era un po'. Però, sì, complimenti, stai migliorando tantissimo. Sì, è vero, migliora volta in volta, però adesso con la storia che va a camminare con Leonardo e il cagnolino non gioca quasi neanche più, è stata una settimana a non giocare. Secondo me se comincia a giocare tutti i giorni, davvero viaggia veramente forte, Carla, eh? Brava amore. Faccio parte del... Del team, eh? Sì, Carla fa parte del Marco Drowns Game Racing Team, come amico Sharder, Kevin, E anche voi ragazzi, se giochiamo insieme fate parte del Racing Team e poi Mitico Sharder fa. No. Mitico Sharder farà. No, non ci sarà. E beh, insomma, caldo, la gente esce, bere una birretta con gli amici, insomma. Sì, proprio giusta le prende Phil, vedi? Prende le curve giuste, accelera giusto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Sì. Ah no, ma infatti si dice anche Phil sa guidare, quindi lui è bravo. Se dice che sei migliorata vuol dire che è vero. Ma... Solo non ho capito, probabilmente dopo un po' che corri, ti... È per questo che stiamo guardando. Ok. Erba. Erba, ma proprio tanta erba. Poi qui vabbè, non mettendo la retromarcia devi fare queste cose. Adesso è arrivato quell'altro, ti sei messa dritta, guarda. Boom! Beh, però l'altro ti ha rimessa dritta, no? Sì. Bella botta, raga. E poi eccolo là. Hai capito perché? Perché sei andato sul corpo, sull'erba proprio. No. Qui, qua che roba, secondo me. Certo. Tanto. No, amore, tu devi diventare più brava. Ah, ecco, dallo sbaglio parte. Io a... devo. Dallo sbaglio che fa sempre parte che lo fa apposta. Va bene, grazie, amore mio. Sei brava, amore mio. Lo so, però non è vero. Sì, mi piace tantissimo, questi ore li fanno anche campioni. Esatto. E beh, la staccata ci sta sempre, l'errore sulla staccata. Però si vede dal replay, Nürburgring gli piace, Nürburgring e Nordschleife. In più gli ho fatto provare la Honda NSX Phil, che è una macchina paurosa, che è quella che poi faremo le gare col team, perché l'ha presa sia Charter, l'ha presa Kevin, l'abbiamo presa tutti, l'ha presa anche Loki, Monster, e adesso ne devo comprare una, ci bisogna farmare però perché non abbiamo soldi. Amore, abbiamo finito di 450.000. Ah no, forse te la posso comprare. Bisogna farmare per la F50, te lo so. Ok ragazzi, dai, cominciamo i saluti, tanto è l'ultimo rettilineo. Io vi ringrazio per la live fighissima, per essere stati con noi. Ci vediamo domani sera, ore 21.
in compagnia di Marco e Carla. E fate un giro con il BBB, l'ho fatto, l'assetto proibito su Spa, come vuoi, di tempo fa. Ecco, quando la prossima volta... BDB, non ho più parola di cosa sia. Cos'è Phil? Vabbè, ma la prossima volta che entra in live ce lo dice, ce lo spiega, quindi lo facciamo perché BDP non... Sì, lo faccio volentieri, però non capisco cos'è. Giro qua. BDP. Bloccati. Ah, i punti. Come sempre ci sentiamo domani. La compagnia del okay. Notte. Ciao. Locchi, notti. Bella Phil, dai, poi me lo spieghi la prossima ciao, volta Phil, che entriamo in live perché non ci ho capito una mazza. Domani a tutti. Ci vediamo domani, amici e amiche, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, ma voi siete i nostri amici quindi l'avete già fatto. Portate gente, fateci pubblicità e noi ci vediamo domani, Sabato, yes, va bene Phil, sabato pome ci sono, quindi si può anche fare una mega gran turismo in company. Grazie mille. Allora, intanto, ciao, buonanotte a tutti, io vado a comprare la macchina a Carla, così poi la prepariamo per, eccola qua, 800.000, sì, riesco a comprartela, amore mio. 800.000, ma ci sono quel colore lì? Sì. C'è l'altro che non c'è? No, c'è solo questo, amore. Ok, andiamo a moto. Ok, abbiamo comprato 800.000 alla macchina Carla. Così domani sera, così puoi fare le tue gare intanto, e poi dopo quando sarà pronta la livrea per l'amico, ecco, ottimo Phil, grandissimo. Così quando possiamo fare quando ci farà la livrea, c'hai anche la tua livrea uguale col tuo nome. Grazie mille ragazzi, buonanotte a tutti, io vado un attimo a fargli vedere se troviamo una che ti piace, amore mio, vediamo se riusciamo a fare una cosa veloce, così poi salutiamo. Ti piace questa arancione? Che cosa? Ghetto, la livrea, tanto così per metterne una prima che ti prepara la tua. Questa è rosa. Sì, fammi vedere un po' così bene. Ok ragazzi, allora io vi aspetto domani sera alle 21, mi raccomando venite e così scoprirete prima di tutto che gioco facciamo, è una sorpresa. Ma non devi giocare? No, devi giocare solo, ti faccio solo vedere, se ti piace. Tanto poi ti farà la tua. Sì, lascia. Facciamo questa, è pure gratis. Ok, perfetto, intanto è pure gratis, meglio. Dai, amici miei, buonanotte a tutti, grazie di essere stati con noi, ci vediamo domani, notte, amici. Ciao a tutti ragazzi. Yeah.